sta lavorando sul tartufo bianco, quindi è un cane che deve girare molto vicino, perché se andasse là dove sono i palloni del fieno a fare un tartufo lo rovinerebbe, quindi deve stare molto vicino. Guarda me. Sempre molto. Lo rovinerebbe in che senso? Lo rovinerebbe in che senso? Trattandolo per tirarlo fuori è molto delicato, lo taglierebbe tutto. Allora, innanzitutto non vi preoccupate, perché è vero che dobbiamo fare il giro in due ore, però non si fa nessuno, cioè io vi invito pure a godervela la cosa, quindi certamente non vorrei fare troppo tardi, però non neanche di corsa. Allora, qui si vede una particolarità dell'oasi, cioè noi siamo contornati di campi da rivisti lungo la strada, quindi quella è la parte agricola. Però non so se sapete che specialmente nel Lazio, storicamente, le colline sono boscose, mentre i campi sono coltivabili a valle, diciamo. La parte piana è coltivata da sempre, la parte collinare è lasciata boscosa. Per esempio in Toscana è diverso, il paesaggio del Chianti è il contrario, è coltivato sulle colline. Queste sono tradizioni locali. Quindi noi qui vediamo esattamente questa situazione. Quella lì è la macchia medievale, cioè quello è quello che vedeva sia un antico romano, sia un uomo del Medioevo, ma anche oggi, i primi uomini che sono venuti in Italia. Quello che state guardando ora è la macchia mediterranea originale. La macchia ha anche un'altra particolarità, che è varia, in mezzo ci saranno 20 specie di alberi, più tutta la fascia dei cespugli. Quindi quelli tipici del disco, il cugitopo, la ginestra, il rovo, eccetera. Più le querce, i risultatici, insomma tutta la roverella. Da questa parte invece voi vedete una situazione molto diversa, cioè un unico tipo di albero, tra l'altro in filari. Quindi questo è quello che si chiama un imboschimento. Questa parte che è quella di Mangiano, quella degli anni 50, dopodiché l'azienda agricola, il direttore dell'azienda agricola, per evitare delle speculazioni cioè l'ortificare e edificare la campagna romana, ha sfruttato una legge dell'epoca che dove c'erano alberi non si poteva poi costruire, quindi ha acquistato piante e fatto questi prodotti. Quercia da sugo. Allora, io ho fretta, però devo dire, è troppo bello questo posto. No, è bellissimo. A parte, mi vorrei fare un attimo a quello che ci abbiamo detto dall'inizio. Mi sentite per forza? Camminereste mai sul prato così, in una piazza dove magari c'è un'aiuola, no? C'è un'aiuola, magari così, anche un po' in brutta, e uno fa il giro. Non ci pensa mai andare con lo scarpe. Allora, questa è una di quelle pietre sbagliate che vedi qui. Tra l'altro questi sono pini di Aleppo. Aleppo è sì. Poco si sa, ma il pino non è proprio italiano. Poco anche mediterraneo, solo anche risponde al Mediterraneo. Sì, l'Aleppo si non so. Solo la Siria avrebbe naturalmente questi pini. Le pietre sono state portate in Italia dai romani. E mo
i nostri motivi ornamentali, l'ombra, i pinoli. Il sottobosco è l'avanguardia del bosco. Qui state vedendo un campo di battaglia che va avanti da qualche secondo, dove i pini vengono buttati giù dall'ombra, vengono presi e fisicamente portati giù. Qui c'è un nudo, ce ne sono altri pendenti, eccetera eccetera. Qui in inverno, se venite con un giorno di... sembra un porto di quelli con le navi di legno, c'è tutto uno stridio del legno, tutto questo.